problema centrale è centrare il problema. Cioè, nel senso che, come diceva qualcuno prima, sicuramente l'unione fa la forza, sicuramente dall'altro la forza viene dall'unione, ma non quella europea, ma nemmeno quella di Prodi, ovviamente. Stiamo parlando semplicemente di mettersi insieme, mettendo in discussione quelle che sono le compartimentazioni di ognuno, me in primis, così, tanto per contestualizzare, e cominciare a diciamo così, distruggere questa postmodernità, perché la postmodernità frammenta la realtà in tanti pacchetti, come se fosse quasi, che ne so, un stucchetto di chewing gum, no? Allora questa formazione di, diciamo così, di saperi a pacchetto è il problema centrale dal punto di vista teorico. Dal punto di vista pratico, che ci permette, ci abitua a pensare in un modo compartimentale, e dall'altro ci abitua ad avere relazioni compartimentali. Spesso e volentieri chi, per esempio, come me, per esempio, ho sempre avuto relazioni multiple con decine di migliaia di persone contemporaneamente, è sempre visto da qualcuno, magari il mio gruppo di riferimento, il mio gruppo dei pari vecchio, sempre visto come una persona, il traditore della patria, per dire. Però in realtà alla fine lo scambiarsi è proprio questo, il concetto del superare la postmodernità. Cioè, per superare i compartimenti bisogna attraversarli. Per attraversarli bisogna attraversarli nel pensiero, nelle opere e anche, diciamo così, nelle idee. E quindi, ma al di là di questa, diciamo così, disquisizione un po' generale, nell'atto pratico è l'unità è quella che serve, l'unità è quella che può essere solo l'unica soluzione, e l'unità può venire solamente da un'organizzazione, cioè da qualcosa che dia una continuità di lungo periodo, di onda lunga, non di onda anomala, e quindi di onda lunga nel senso che dia in un certo senso, possiamo dire forse semplicisticamente, una struttura simile al partito di massa senza il partito e senza le elezioni, cioè ovvero magari possibilmente più democraticamente possibile, ovvero magari il concetto di rotazione, che se ne parla tanto, se ne parla forse ai tempi di Pericle, ma non se ne è parlato più. Ma il vero concetto di democrazia, secondo me, è proprio il concetto di rotazione, perché uno ruota nella responsabilità di ciclicamente di fare determinate attività di guida, di gestione, di esecuzione, eccetera eccetera, e in questa rotabilità vige, diciamo così, un elemento essenziale di quello che potrebbe essere un'organizzazione di massa reale e soprattutto assembleare. Come pure un altro punto importante, secondo me, è il concetto di non violenza. Il concetto di non violenza è un concetto che è molto molto complesso, molto molto approfondito, e non ne parla solamente Gandhi, ne parla Aldo Capitini, ne parla Carlo Rosselli, tanto per citare solo alcuni italiani in Italia, ma se vogliamo andare anche indietro nel tempo, ci sta un certo Mozu, visto che sono orientalista, che in Cina nel 400 avanti Cristo si inventava determinate cose, un po' patafisiche, un po' situazioniste, un po' così, tanto per giocare, forse, semplicemente utilizzate per non permettere l'aggressione dell'aggressore allo Stato che veniva aggredito. In tutte queste, diciamo così, invenzioni, il concetto fondamentale è che lui non permetteva il tocco, cioè il contatto, no? Il contatto ai fini dello scontro. Quindi il concetto di non violenza è molto 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 ampio, e il Satyagraha, come lo chiama Gandhi, è qualcosa di molto 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 profondo, come anche poi lo stesso Carlo Rosselli, che parlava dopo l'uccisione di Matteotti, che in quanto non violento definì che l'opposizione democratica allo Stato e allo strapotere della repressione era impossibile. Fu così che teorizzò i famosi comitati di liberazione nazionale, che lui nemmeno vide essenzialmente la messa in opera, perché morì nel 1938 assassinato dai cani fascisti a Parigi insieme al fratello. Ma in sostanza le sue idee sono andate avanti. Questo lo dico sempre come ultima spiaggia: non siamo ancora in un'epoca fascista, è inutile allarmarsi. Il concetto è molto ampio, peraltro è proprio per dare quelle che potrebbe essere delle idee, così, tanto degli elementi di discussione, degli spunti per
guardare in un senso molto più ampio quello che è il concetto di non violenza, anche perché il concetto di non violenza secondo me e c'entra fondamentalmente quello che è il concetto di fascismo, cioè o meglio di antifascismo, perché poi il concetto di fascismo come il concetto di comunismo sono concetti che sono storicizzati, come il concetto stesso di destra, sinistra, centro, sono concetti che derivano dall'illuminismo e la postmodernità è nient'altro che il frutto finale dell'illuminismo. Il problema fondamentale è proprio quello, è la distanza dall'illuminismo alla postmodernità, di capire come trovare una nuove strategie di soluzione, magari più fantasiose possibile. Grazie.